della Costituzione, che ognuno può unirsi in partito e contribuire alla vita politica, eccetera, eccetera. E abbiamo iniziato sabato scorso col Movimento Sociale Italiano, con la storia del Movimento Sociale Italiano. E tocca questo sabato, tocca neanche a fare la forza al Partito Comunista, proprio in due estremi. Non è stato voluto assolutamente, è stato un caso. E quindi abbiamo stasera Michelangelo Tripodi e Fasci, che se non sbaglio hanno rifondato il Partito Comunista, mi sbaglio, è stata una specie di rifondazione, ma noi naturalmente ci riferiamo al vecchio Partito Comunista. Quando parliamo di storia del Partito Comunista ci riferiamo a quello vecchio, e anche perché è troppo recente la nuova formazione politica vostra, no? Da quanto risale? Un mese, quindi proprio non c'è storia, effettivamente non c'è storia, ci sarà. Accomodatevi così. Fa alcuni anni, possiamo accomodarci qua? Sì, sì, sì. Quindi noi ci riferiamo al vecchio Partito Comunista. Naturalmente non è che, non so, non abbiamo parlato con i relatori, non so come imposteranno la cosa. Certo, non è che si può fare tutta la storia, perché il Partito Comunista, a differenza del Movimento Sociale che era nato nel dopoguerra, in teoria il Partito Comunista risale al 1921, la storia dovrebbe iniziare dal 1921, quando nacque ad opera di Gramsci, eccetera. Poi ci fu una lunga storia che noi preferiremmo che si parlasse, possibile, non so come l'hanno impostato i relatori, del Partito Comunista dopo, nel dopoguerra praticamente, quel partito che ebbe tutta una storia che è impossibile citarla tutta, ma praticamente dopo il periodo clandestino, prima fu fondato da Gramsci, poi ci fu il periodo clandestino del fascismo, poi ci fu la famosa svolta di Salerno quando Togliatti tornò in Italia e durò fino alla morte di Togliatti, fu segretario Togliatti all'attentato, eccetera, e poi continuò la storia con altri segretari, di cui penso che ci parleranno loro. Parleranno anche dell'attualità. Sì, soprattutto, sì, sì. Più che altro di storia, vorremmo sapere qualcosa della storia, non tanto di politica, che naturalmente non rientra in questo nostro programma. Noi vorremmo sapere un po' di storia, quindi per cui cedo la parola a chi desidera parlare per primo. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mi sa che conviene parlare senza... Sì, bisogna gridare. Per noi è una... Per voi credete sempre. Sì, 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 sì. Per noi è un'occasione importante. Riusciamo a ragionare di una esperienza politica che in Italia è stata la spina dorsale dal Novecento, per tutto il secolo Novecento. Per cui abbiamo l'occasione. Dovrebbe alzare la voce. Ripercorrere la storia del Partito Comunista in Italia dal 1921 a oggi significa ripercorrere la storia del... Ripercorrere la storia del Partito Comunista in Italia dal 1921 ad oggi significa, credo, ricostruire la storia dell'Italia, perché per molti versi l'azione politica del Partito Comunista dal 1921, prima della guerra, ma soprattutto dopo della guerra, ha rappresentato la forza preponderante di tutte le conquiste di civiltà. Noi non possiamo, credo, nel ricostruire la storia del Partito Comunista, mi alzo.
scendere magari e parlare. Presidente, è un problema di organizzazione qui. No, cominciamo a fare polemiche, se è questo del microfono. Ma non è polemica. Allora cominciamo. Si è passato l'amplificatore. Si è acquistato. Vabbè, ci arriviamo lo stesso, alziamo la voce un po' di più. Che ne fanno con il capo? Finché comunicate, ti servono a te, un parecchio capace, ma che non ti serve. O c'è una cosa, uno viene segue, può seguire o non la fa per niente. Potevamo non farla. Va, allora, posso? Prego. Sì, allora. Torniamo all'origine. Il 1921 è stato in Italia un anno importante perché dalla scissione di un'area dell'allora unico partito socialista è nata l'esperienza comunista in Italia ed è nata nel momento cruciale di un'Italia che si avvicinava e che entrava nella dittatura, che arrivava a scontrarsi con l'epoca mussoliniana, ed è stata una fase altrettanto importante perché questa fase fino al 1940 è stata quasi esclusivamente svolta nella clandestinità, ma credo che sia importante oggi nel ripercorrere la storia valorizzare il contributo che il Partito Comunista ha dato alle lotte partigiane, perché fondamentalmente le lotte partigiane sono nate da dei nervi sensibili che sono stati rappresentati dai dirigenti del Partito Comunista, che insieme ad altre forze cattoliche e socialiste hanno costituito il nervo principale delle lotte partigiane. Da lì è nata, subito dopo la guerra, quella che oggi per noi è l'Italia di oggi, fino a oggi diciamo. Perché? Perché subito dopo la guerra il primo governo costruito dalle forze che allora avevano rappresentato le lotte partigiane ha portato a una prima conquista di civiltà che credo sia importante segnare in questo percorso, il passaggio dalla monarchia alla repubblica. E lì è stato un impegno del Partito Comunista, credo, fondamentale. Fondamentale tra l'altro, e qui mi piace così ricordare questo aspetto, è stata la prima volta che hanno votato le donne. Ed è stata, peraltro, la decisione di far votare le donne una intuizione importante di Togliatti, che ha voluto e ha ottenuto che a quel referendum tra la scelta tra monarchia e repubblica potessero finalmente votare per la prima volta il centro. Quella caratterizzazione credo che sia stata importante, se non fondamentale, a far vincere il referendum, ad ottenere la maggioranza della repubblica. Ma da lì a poco partiva l'altro aspetto fondamentale che è costituito, da dove si è costruita l'Italia che noi abbiamo tutti conosciuto, e cioè il percorso costituente, dove anche lì il Partito Comunista ha dato un contributo essenziale e fondamentale. Non a caso in calcio alla Costituzione, tra gli altri, c'è la firma di Terracini. Ma al di là di questo aspetto, che può essere un aneddoto, credo che il rapporto che ha dato Togliatti, il Partito Comunista, nella costruzione della Costituzione è stato assolutamente determinante. E dico questo perché oggi, peraltro, quella costruzione della Costituzione oggi invece vede un attacco che sta portando alla demolizione, o quantomeno a una riforma assolutamente a gambero, cioè conquista di civiltà che stanno perdendo invece oggi attraverso le riforme del governo Renzi, ma anche quelle precedenti, stanno perdendo gli assetti principali. Nel formare la Costituzione, peraltro, mi soffermo un attimo su questo che credo che sia
un aspetto che oggi è di attualità, quella spinta aveva portato a trovare un equilibrio istituzionale e un equilibrio di diritti che hanno costruito per tanti anni un vanto per l'Italia nel mondo, perché sono state conquiste di civiltà che sono state per tutti un esempio da seguire. Parlo per quanto riguarda la questione dei diritti, ma parlo anche per la questione della forma dello Stato, che ha portato a uscire da una dittatura e a trovare una sintesi tra le varie forze che hanno partecipato come padri costituenti alla formazione della Costituzione, a una Repubblica che era, a una forma di Stato che era assolutamente opposta a quella da cui si veniva, perché l'esigenza fondamentale che hanno avuto i padri costituenti era quella di creare uno Stato che era l'opposto, l'antitesi della dittatura. E qui credo che l'apporto del Partito Comunista sia stato davvero importante, anche perché quel documento, cioè la Costituzione, porta dentro tutta una serie di diritti che per la prima volta fanno ingresso nello Stato e nella regolamentazione dello Stato, a partire dall'articolo 1, la Repubblica che tiene dentro il mondo del lavoro, la Repubblica che tiene dentro la sovranità del popolo, e poi tutta una serie di diritti. La prima parte della Costituzione è tutta impostata su diritti che sono il frutto di un impegno in cui le forze comuniste, a partire dagli atti che ha avuto nella redazione della Costituzione, una parte importantissima, così come gli altri, hanno costruito un sistema di regole che ha continuato a vivere e a regolamentare l'Italia per 50 anni. Oggi ci troviamo in una situazione opposta, e ci troviamo in una situazione opposta in cui invece siamo costretti, come Partito Comunista, a fare un'opera di resistenza. I referendum ai quali stiamo partecipando non sono altro che il tentativo di evitare la demolizione di quei diritti che sono stati per noi per tanti anni l'asse portante della nostra vita, della vita della società italiana. Ma l'impegno del Partito Comunista non si è fermato alla Costituzione. Via via, nel corso degli anni, possiamo dire che le conquiste più importanti che la società italiana ha vissuto sono state anche e soprattutto grazie alla spinta, all'impegno politico e sociale del gruppo dirigente del PC. E arriviamo a delle conquiste che possiamo sinteticamente, per non parlare lunga, ricondurre ad alcune che credo sia assolutamente necessario ricordare. Lo statuto dei lavoratori, certamente costruito non solo dal Partito Comunista, il primo firmatario dello studio dei lavoratori veniva dal Partito Socialista, ma lì il PC ha dato un grande contributo. Lo statuto dei lavoratori rappresenta un sistema dei diritti che ha dato le garanzie al lavoratore di poter uscire da una situazione di incombenza rispetto al datore del lavoro e sapere che c'erano delle regole ben precise che hanno consentito ai lavoratori di agire in regime di libertà. Ma se torniamo un attimo indietro, non possiamo non ricordare i decreti Curto che avevano rappresentato invece per il mondo dell'agricoltura, per i lavoratori dell'agricoltura, un altro salto di qualità e di civiltà, perché per la prima volta, dopo tanti anni, i contadini e quindi i lavoratori dell'agricoltura nel mondo agrario trovavano un sistema di regole che li garantiva. E quindi c'è una saldatura di diritti che vanno a essere un sistema di garanzie per tutto il mondo del lavoro. E arriviamo alle leggi sul divorzio, che negli anni 70 hanno rappresentato un'altra conquista di civiltà, e arriviamo alla legge sull'aborto, altra conquista di civiltà,
tutte conquiste che sono passate anche attraverso un grande logorio politico, una grande discussione che ha portato poi a una sintesi normativa che però sono l'emblema di un cammino di civiltà che l'Italia ha vissuto nel corso degli anni e che si è via via, che ha consentito via via all'Italia di rappresentare nel mondo un esempio di civiltà. Dico questo perché è chiaro che un sistema di norme è frutto di una discussione politica che coinvolge tutto l'assetto dell'arco costituzionale, che sia il mondo socialista e il mondo cattolico, ma credo che senza il Partito Comunista in Italia questo sistema di civiltà che noi abbiamo conosciuto non ci sarebbe stato, comunque non sarebbe stato al livello in cui è arrivato. Oggi, peraltro, andiamo a fare questa discussione, questo ragionamento, in un momento in cui c'è, come dicevo prima, un regresso. Se noi oggi consideriamo che da poco tempo lo statuto dei lavoratori è stato demolito, sgretolato, sostituito da una riforma che vorrebbe sembrare una piccola riforma ininfluente, ma che di fatto ha sostituito l'assetto dei diritti che i lavoratori avevano con la legge 300 e che oggi non hanno più con Joe Biden, perché Joe Biden non ha fatto altro che regredire, eliminare o ridurre il sistema di garanzie che il lavoratore aveva. E vale questo ragionamento anche, se siamo all'attualità, per quanto riguarda le leggi elettorali, per quanto riguarda la riforma del Senato, per quanto riguarda tutte le riforme che sono sul tappeto, che sono di recente state approvate dal Parlamento e che vanno a demolire, a dispiegare quell'assetto istituzionale che aveva, che veniva fuori dalla Costituzione. Mi domando, se il PC fosse stato presente in Parlamento in questi anni, che invece non c'è stato, perché come sappiamo tutti, nell'89 il PC ha chiuso la sua vita politica perché è stato sciolto da quel presidente, pensando che fosse necessario andare oltre l'esperienza del PC. Da 20 anni il PC non c'è più in Parlamento. Se l'assenza del PC in Parlamento è stata la possibilità per quei gruppi dirigenti che oggi comandano l'Italia di andare ad attaccare, ad aggredire un sistema di norme che altrimenti con la presenza del Partito Comunista in Parlamento probabilmente non sarebbe potuto essere possibile. Oggi è rinato il PC da poco e credo che la rinascita del PC possa essere, almeno per chi ha vissuto quelle esperienze, per chi ha conosciuto quello che è stato il Partito Comunista Italiano, forse una garanzia che si possa fare una resistenza attiva, vera e concreta a quel tentativo di demolire i diritti della Carta Costituzionale e che per il futuro possa riprendere il cammino di civiltà che invece ha contrassegnato per tanti decenni l'Italia. Credo, e concludo qui, che almeno per quanto ci riguarda, la rinascita del PC non può non essere vista nella prospettiva di una rinascita di quel percorso di civiltà, di diritti e di democrazia che in questo momento viene ad essere intaccato e che deve invece riprendere il percorso che da tutti anni si è fatto. Io mi fermerei qua per il momento. Grazie. Sì, vabbè, grazie a te. Ma prima di dare la parola a Michelangelo Tripodi, solo una curiosità, si chiama Partito Comunista Italiano o Partito Comunista d'Italia? Partito Comunista Italiano. Italiano, no, perché stamattina proprio sul giornale, sempre legato al suo nome, diceva ci sarà il PC come stasera il convegno eccetera. Poi in un'altra storia che le dicevo, quella storia delle dimissioni, dice Partito Comunista d'Italia, e poi è la prima, così si chiamava in origine il Partito Comunista, nel 21 si chiamava Partito Comunista d'Italia, prima di diventare Partito Comunista Italiano, quindi si chiama Partito Comunista,
italiano, ma non ha niente a che fare col vecchio Partito Comunista, perché non, credo che i simboli non si possono concedere, hanno lo stesso simbolo avete, quindi è quel partito, è quello allora stesso partito. È un tentativo, insomma, un tentativo, si vedrà nel futuro, perché in genere non hanno fortuna questo vale per tutti i partiti. Anche se oggi si rifacesse, non so, l'ADC, il Partito Movimento Sociale, penso che non andrebbero incontro sicuramente ai vecchi, se sono stati anni belli o meno. Oggi non credo che si andrebbe, non so, del resto Rifondazione ha fatto quella fine che ha fatto, Rifondazione Comunista, che era stato un tentativo di rifare il PC. E Bertinotti addirittura è diventato tutto tranne che comunista, e che è quanto dire, insomma, Bertinotti che si è convertito in tutti i sensi, anche al cattolicesimo mi pare che era ateo prima e poi si è convertito. Vabbè, ma queste sono altre volevo, vabbè, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto io. Intanto cedo la parola a lei, se può ridare un po' di più, non so se... Sì, certo, io intanto ringrazio il Circolo Culturale La Dorà per l'invito che ci è stato rivolto per questo incontro, che è sicuramente importante, e sicuramente io apprezzo molto anche l'impostazione che voi avete dato, cioè quella di voler rilanciare anche il valore, l'attualità dell'articolo 49 della Costituzione. Questo sia importante. Devo dire che in un tempo nel quale della Costituzione si parla malissimo e si tenta in tutti i modi di stravolgerla, di cancellarla, di abolirla, di modificarla, andremo ovviamente un po' sulla Costituzione. Renzi ha cambiato 40 articoli e ha fatto una nuova Costituzione, perché si parla di una riforma, noi diciamo che questa è una nuova Costituzione, quindi stiamo anche attenti, diciamo, alle parole, ai termini, ma intanto apprezziamo il fatto che uno degli articoli che non è stato messo in discussione, quella che noi consideriamo una, diciamo, una controriforma della Costituzione, è proprio quell'articolo 49, quello che dice che in sostanza la politica in Italia la debbono organizzare i cittadini, che si organizzano attraverso i partiti politici, che sono lo strumento della democrazia. Ora, in effetti, in questi anni, a proposito dei partiti, noi abbiamo conosciuto un vero e proprio affossamento dell'idea, diciamo, di organizzazione politica attraverso i partiti, sia perché i partiti hanno dato cattiva prova di sé, diciamo la verità, nel senso che i partiti hanno rappresentato il punto terminale di sistemi di potere, di dominio, diciamo, e di governo, che hanno rappresentato una vera e propria degenerazione della vita pubblica. Io ricordo a questo proposito che Enrico Berlinguer, proprio 30 anni fa di questi tempi, fece un'intervista straordinaria, anzi più di 30 anni fa, 35 anni fa, a Eugenio Scalfari, che rimane, diciamo, un'intervista, come dire, una pietra miliare. Voleva stare sotto l'ombrello della NATO? Era quella del 1981, dopo che ci fu il terremoto in Irpine, tutta quella vicenda, quello scandalo che fece gridare allo scandalo, intanto quello che allora è in presenza del deputato Bertini. Enrico Berlinguer fece quella famosa intervista sulla questione morale e sul fatto, cioè, che c'era un problema ormai che riguardava i partiti in Italia, che erano stati ormai travolti dalla questione morale e che la degenerazione della vita pubblica nel nostro paese stava producendo un sistema corrotto che avrebbe portato, diciamo, a un disastro per la democrazia in questo paese, cosa che in effetti avvenne, perché poi 10 anni dopo ci fu tutta la vicenda del Tangentopoli, tutta la vicenda di Mani Pulite, che di fatto portò, diciamo così, all'azzeramento della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista in modo principale. Poi ci fu anche la vicenda successiva, ma legata alla vicenda e altro anche internazionale del Partito Comunista. Ma a me è piaciuto e piace ricordare questo aspetto della vicenda politica del nostro paese, anche della storia dei partiti, per capire che dopo quei partiti, quella storia di quella che possiamo considerare la prima repubblica del nostro paese, in
qualche modo noi abbiamo conosciuto un processo nel quale, come dire, sono venute fuori forme di organizzazione della politica che, come dire, sfuggono ai cittadini, nel senso che anche il controllo e la partecipazione dei cittadini viene sempre meno. La politica si fa o nelle televisioni o sui blog o in altre, con altri metodi, altre modalità, ma certamente viene meno anche un processo di controllo degli eletti da parte degli elettori, e quindi si è rotto il rapporto che prima era un rapporto molto, come dire, forte e comunque sicuramente quello che sarebbe necessario tra rappresentanti e rappresentati, e si è via via invece diluita questa possibilità e questo, diciamo, questa esigenza forte. Perché poi che cos'è un partito, che cos'è la democrazia se non la capacità di garantire un momento di partecipazione e di controllo sociale, democratico, di tutte le scelte della vita pubblica, della vita economica, della vita politica. Se questo viene meno, prevalgono le lobby, prevalgono le associazioni che non hanno punti di riferimento, prevalgono i non partiti, come per esempio oggi abbiamo il fenomeno 5 Stelle che addirittura dice che ha un non statuto ed è un non partito, diciamo. Quindi, cioè, prevalgono forme e, diciamo, di organizzazione che non hanno, diciamo, la, come dire, il radicamento necessario, che probabilmente possono prendere i voti, ma prendere i voti, come dire, è come quando si fanno le elezioni ma non ci sono i cittadini, cioè nel senso che, come dire, l'elemento del consenso reale, del protagonismo reale viene meno. Allora, questa democrazia conta di voti, però. Sì, certo che conta di voti. Si va al conteggio, quello. Ma non c'è dubbio, però, diciamo, non tutto questo, diciamo così, la democrazia non può essere misurata solo a voti, perché sennò diventa un elemento e rischiamo a, diciamo, pure Mussolini ha vinto l'elezione dopo la legge. Quindi, cioè, attenzione a come valutiamo le cose. A un certo punto nel 1924 hanno fatto la legge Acerbo, che forse era migliore della legge Italia di Renzi per certi aspetti, e con la legge Acerbo Mussolini disse l'elezione, ma non si portì, e si aprì la strada al ventennio della dittatura con quella legge Acerbo, non con un'altra operazione. Quindi guardiamo bene a quelli che sono, diciamo, i processi, a quello che, come dire, anche, diciamo, i fenomeni che avvengono. Ma tornando a noi, è chiaro che lei prima diceva, beh, insomma, è difficile che la riproposizione di un partito che già c'è stato abbia successo, e noi ne siamo assolutamente consapevoli e comprendiamo anche la difficoltà dell'impresa che abbiamo avviato. La cosa che in qualche modo ci incoraggia sta nel fatto che, come diceva pure Lorenzo prima, noi veniamo da un'esperienza nella quale il Partito Comunista Italiano è stato un partito che, diciamo, come dire, nella storia politica di questo paese ha rappresentato un punto di riferimento del quale avvertiamo in tanti la mancanza, in chi era comunista ma anche in chi non è stato comunista, come punto di riferimento politico, diciamo, come forza politica organizzata che, pur dall'opposizione, perché il PC tranne che una prima piccola fase di qualche anno subito dopo il 45 con i primi governi, diciamo, di unità nazionale fino al 1947, quando ci fu la rottura di De Gasperi, non ebbe ministro. Noi abbiamo avuto un grande ministro dell'agricoltura calabrese, Fausto Gullo, Togliatti è stato ministro della giustizia per quel periodo, ma dal 47 in poi il PC non è stato mai più al governo di questo paese, eppure è stato un grande partito, è stato il più grande partito comunista dell'Occidente. Ma dall'opposizione il Partito Comunista Italiano ha esercitato un grande ruolo di governo, anche in quelli che sono stati momenti, diciamo, di unità nazionale, di compromesso storico, di solidarietà nazionale, si sono riusciti a fare nel nostro paese in quegli anni, diciamo, riforme straordinarie. Ricordo la riforma della sanità che portò finalmente la sanità a essere pubblica e gratuita per tutti, superando il regime delle mutue. Ricordo la riforma della scuola, il diritto allo studio per tutti, la scolarizzazione di massa. Ricordo lo statuto dei lavoratori e quindi, diciamo, il diritto al lavoro e, diciamo, a non essere licenziati con il famoso articolo 18 che adesso Renzi ha cancellato. Ricordo
una serie di altre conquiste fondamentali che hanno il marchio della presenza del Partito Comunista, del più grande Partito Comunista dell'Occidente. Allora noi non è che vogliamo essere gli orfani di quella grande storia di cui noi siamo orgogliosi, ovviamente. Noi pensiamo però che le ragioni, come dire, che avevano dato vita al Partito Comunista Italiano e che ne hanno fatto una grande forza politica di questo paese, sono tutte lì, diciamo, squadernate davanti a noi, che le ragioni per cui in questo paese e nel mondo è cresciuta la disuguaglianza, le ingiustizie, la disparità, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo sono sempre più grandi. Non è vero che le cose, dopo che ha vinto il capitalismo, come dire, dall'89 in poi sono migliorate, perché se lo vediamo davanti, siamo arrivati al punto in cui ci dicono, come dire, le grandi agenzie che fanno questo mestiere di informazione, anche di indagine, un dato che ci colpisce per esempio è quello che ci sono in questo momento nel mondo 62 persone ricche, diciamo ricche per usare un eufemismo, che hanno la stessa ricchezza che possiedono 3 miliardi e 600 milioni di persone, cioè la metà dell'umanità, cioè metà dell'umanità, 3 miliardi e 600 milioni di persone ha la stessa ricchezza di 62 persone che sono le persone più ricche del mondo. Ora, rispetto a questo mondo, evidentemente così organizzato, che produce queste disparità enormi, per cui quelli io non so come fanno, che cosa, a cosa gli serviranno queste ricchezze, queste, diciamo, montagne di miliardi di euro, di dollari, non so che cosa, e per fare cosa, di fronte a un mondo che invece va indietro in tutti i campi. Perché poi, parliamoci chiaro, anche la vicenda che ci riguarda direttamente, perché ogni giorno al porto di Reggio Calabria arrivano centinaia e centinaia di immigrati che scappano dalla miseria, dalla guerra, dalla fame, dalle malattie, dalle persecuzioni, non ci riguarda. Ci riguarda come avvenivano queste cose 30 anni fa. Allora io mi domando questo: 30 anni fa com'è che non avvenivano queste cose, avvengono oggi? Non avvenivano perché però c'era un assetto internazionale che era diverso e che certamente, come dire, rispetto ad oggi qualche problema cercava di affrontare. Oggi siamo in una situazione nella quale invece abbiamo provocato il disastro della guerra. L'Occidente, dovunque è andato, ha creato solo rapine e saccheggi, ha impoverito le persone, le ha lasciato senza le proprie risorse, perché gli abbiamo sottratto e rapinato tutto. Alla fine che cosa rimane? Che cosa è rimasto? A parte il problema delle guerre, cosa rimane in questo paese? Questo è un grande problema su cui noi dobbiamo interrogarci. Ma certamente noi, voglio dire, vogliamo ragionare, come dire, delle grandi questioni, e certamente noi pensiamo che, come dire, anche rispetto a tutto quello che è avvenuto in tutti questi anni, che ci dice che c'è un arretramento nel mondo, in Europa e in Italia, sui diritti, sulle conquiste sociali, sullo stato sociale, sulla sanità, sulla scuola, sulle pensioni, eccetera eccetera, non c'è dubbio che c'è bisogno di, diciamo, di una forza che non dica solo di essere antiliberisti e anticapitalisti. Noi, diciamo, non siamo genericamente antiliberisti e anticapitalisti, noi vogliamo dire che siamo comunisti, nel senso che riproponiamo la necessità di un nuovo modo di produrre e di organizzare la società, riproponiamo il tema di guardare, diciamo, a questo mondo, alle sue contraddizioni, ai suoi squilibri. Come dire, ci interessa di più ragionare, e siamo qui. E ringraziamo anche Don Nuccio, in un momento nel quale c'è un Papa che, come dire, fa ragionamenti che, insomma, molte volte ci convincono e ci parlano di una realtà nella quale gli altri non parlano, insomma, nella quale, come dire, non troviamo nel pensiero unico delle televisioni, dei giornali, delle forze che dominano, come dire, l'informazione e le televisioni, non troviamo proprio spazio e non ci trovano poi, come dire, le ragioni anche di un ragionamento che noi cerchiamo di portare avanti. Allora,
mi limito a completare questo ragionamento. È chiaro che noi non vogliamo essere né nostalgici né guardare al passato. Sappiamo che la nostra è un'impresa assai difficile e ardua, ma sappiamo che di comunisti e di comunismo c'è bisogno oggi nel mondo, proprio perché questo è un mondo nel quale, altro che pacificazione, lo vediamo, siamo di fronte a un mondo in cui le contraddizioni esplodono giorno per giorno, in cui dal terrorismo alla fame, alla miseria, alle guerre, non c'è giorno che non avvenga, diciamo, un fatto grave, negativo o pericoloso. E certamente, per quanto ci riguarda, noi pensiamo che le questioni vanno affrontate, diciamo, in termini nuovi e diversi rispetto al passato. Per quanto ci riguarda, mettiamo in campo una proposta e diciamo che noi vogliamo ovviamente ricostruire, come dire, un processo politico che a partire dal territorio e dal basso, dai bisogni e dalle esigenze materiali delle persone, proponga, diciamo così, un pensiero, un'azione politica che in qualche modo faccia blocco e faccia muro rispetto al pensiero dominante e al pensiero dominante. Non è vero che siamo tutti uguali, non è vero che, diciamo, la condizione, come dire, per cui dobbiamo andare avanti secondo quello che ci dice una volta l'Europa, una volta la Banca Centrale Europea, una volta l'Unione Europea, come dire, è solo, diciamo, questo di cui dobbiamo parlare. Dobbiamo cercare di cominciare a ragionare rispetto alle cose che servono ai cittadini, e se per esempio ai cittadini serve sanità, non possiamo più accettare che i cittadini siano costretti e fissati a pagare dei ticket inaccettabili e, diciamo, abnormi per potersi curare, perché poi alla fine finisce che in Italia 11 milioni di persone non si possono più curare perché non hanno più nemmeno i soldi per pagare la salute, diciamo, e per potersi assistere, garantire l'assistenza sanitaria. Allora, rispetto a queste questioni concrete e materiali, noi rimettiamo in campo una proposta nuova. Diciamo, ci vogliono i comunisti, rimettiamo in campo il Partito Comunista Italiano, perché, come dire, con i comunisti probabilmente possiamo aprire un discorso nuovo, sia sul terreno politico, ma anche e soprattutto sul terreno economico e sociale, a partire dai diritti della gente che sono stati calpestati e cancellati. Domanda, ma allora lei è stato anche del PDS? Io no, mai. Quindi dei comunisti non c'è niente di comunismo nel PD attuale. Niente. Non Renzi, per carità, Renzi non si chiamava. No, ci sono alcuni che non diciamo che Renzi è come niente. Carità, non ha nemmeno la. Guardi, la cosa che noi diciamo sempre è questa. Quando Occhetto nel 1989 avviò la cosiddetta Bolognina e nel 91 fu, diciamo, sciolto il Partito Comunista Italiano, decisero di fare il Partito Democratico della Sinistra con un simbolo che aveva il simbolo della quercia, lasciando sotto, diciamo, alle radici della quercia il vecchio simbolo del fascismo. A un certo punto decisero di fare un'ulteriore modifica dopo qualche anno, hanno tolto il simbolo del PC dalla quercia e fecero i democratici di sinistra. Alcuni anni dopo, più recentemente, hanno deciso che bisognava togliere proprio la quercia definitivamente, quindi togliere anche quell'elemento, diciamo, di riferimento che non era solo botanico, ma c'era anche un riferimento, come dire, simbolico, chiaro, e di mettere la scritta PD, di togliere quindi la S di sinistra e di mettere invece la parola democratico, non perché non fossero democratici prima, perché il Partito Democratico è praticamente la stessa definizione di quello che ieri a Filadelfia ha incoronato la Hillary Clinton per la sua candidatura e la nomination alla candidatura della Presidenza della Repubblica degli Stati Uniti d'America. È il Partito Democratico. Partito Democratico è quello e Partito Democratico è questo. Americani sono questi, americani siamo diventati noi, secondo i dettami di quelli che hanno voluto fare il Partito Democratico, perché hanno scimmiottato un modello politico organizzativo che non è il modello politico organizzativo che appartiene alla storia politica di questo paese, hanno tagliato tutte le radici, hanno fatto un partito a immagine e somiglianza di Clinton, di Obama, di Hillary Clinton, di tutti quei personaggi lì che francamente non vedo cosa abbiano di sinistra. Francamente io non saprei cosa scegliere tra Obama e tra Clinton e quell'altro Trump, insomma uno è peggio dell'altro, tant'è che qui
non io, ma i commentatori americani dicono che la scelta dovrà essere tra quello che è meno impopolare dell'altro, per capirci, perché tutte e due raggiungono il 70% di impopolarità nella società americana, Trump e Hillary Clinton. Quindi, per dire, quindi, tornando al discorso, che lì, in quel partito che è stato creato in Italia, c'è solo un, diciamo, operazione pappagallesca di scimmiottamento di una realtà politica organizzativa che non appartiene alla storia italiana, cioè alla storia degli Stati Uniti d'America, che anzi ai quali forse potremmo insegnare qualcosa, vista anche la, diciamo, la nostra lunga storia politica e non solo. E invece noi, i comunisti d'Italia erano milioni, quindi, ma hanno accettato questo nuovo corso evidentemente. Non è che erano pochi, come disse in Italia, erano il secondo partito. No, invece noi abbiamo, da questo punto di vista, onestamente... aderito a questa nuova, dopo la caduta del muro di Berlino, si sono convinti forse che è stato un fallimento. Se no non si spiega perché sono scomparsi. Io per la verità non parlo di fallimento, parlo di sconfitta. Sono di sconfitta, sì, sono due, e sono due... Le sconfitte spesso derivano da fallimento. Noi non parliamo di fallimento, noi parliamo... C'è stato uno sforzo, sì, una lotta, diciamo un conflitto aspro in quei decenni, che è concluso con uno che ha vinto e con quelli che hanno perso. Lì c'è stata una sconfitta, ma diciamo le questioni che, diciamo, il partito, il marxismo, se parliamo di Carlo Marx, e poi la rivoluzione d'ottobre hanno posto nel Novecento, sono tutte aperte. E una serie di questioni che furono aperte dalla rivoluzione d'ottobre, comunque sono diventate patrimonio della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre società. La cosa che a me, diciamo, piace in questa sua battuta, che lei rileva, è che purtroppo ancora tante persone in buona fede, ne conosciamo, li vediamo, pensano addirittura che il Partito Democratico sia l'erede del Partito Comunista e stanno lì o votano quel partito pensando addirittura che quello è il partito, al di là del termine aggiunto. Ma non è così. Questo è il grande problema che esiste. Il PD, insomma, è diventato come la vecchia DC praticamente. Nella vecchia DC si diceva che bastava un partito solo in Italia, perché c'erano nel partito tutte le variazioni, si andava dall'estrema destra all'estrema sinistra ed erano tutti nella DC, e per cui si diceva basta la DC in Italia, non c'è bisogno di altri partiti. Anzi, facevo notare l'altra volta, quando abbiamo fatto il movimento sociale, e dicevo di una notizia che mi aveva sconvolto: ancora in Italia ci sono 84 partiti, tra cui questo nuovo suo sicuramente, perché dice che 20 erano scomparsi. Fino a un mese fa erano 104 partiti, 20 erano scomparsi e 84 sono rimasti. Abbiamo esagerato, dicevo, il fatto sotto questo aspetto, secondo me va ricordato che l'operazione che noi abbiamo fatto a Bologna un mese fa, il congresso nazionale, l'assemblea costituente nazionale, è stata dal 24 al 26 Bologna, al 26 giugno, e l'abbiamo fatta a Bologna per un semplice motivo, intanto per ricordarci e per tornare sul luogo del delitto. Nel 1989 Occhetto partì da Bologna per cancellare il PC, noi siamo tornati a Bologna per ricostruire il PC, ma è stata un'operazione di ricomposizione dopo tanto tempo, a proposito di quello che diceva lei, nel quale c'è stato un processo di continue scissioni, rotture, frantumazioni. A Bologna si è, diciamo, avviato un processo di ricomposizione. Noi, che eravamo il Partito Comunista d'Italia, ci siamo sciolti. Una parte, un pezzo importante di Rifondazione Comunista ha partecipato, di compagni e di compagni, a questo congresso. Anche tante persone non iscritte né a Rifondazione né al Partito Comunista d'Italia hanno aderito, e quindi il Partito Comunista Italiano, che è nato lì, che ha recuperato il vecchio simbolo del PC, e ha un simbolo con la scritta appunto PC, recupera e ricompone intanto un pezzo importante della sinistra, un pezzo, diciamo, di Rifondazione, altri compagni e il Partito Comunista d'Italia. Quindi, e noi vogliamo lavorare per, diciamo, sviluppare e promuovere un processo di unità dei comunisti. Ci sono tanti comunisti che non sono più, diciamo, da nessuna parte, molti milioni di comunisti. Il vecchio album di famiglia. Esattamente. Ma e pensiamo che
vogliamo recuperare da quel versante su quelli che erano un po' il grande bacino elettorale politico del Partito Comunista, ma vogliamo anche e soprattutto guardare ai giovani, perché ovviamente ci rendiamo conto e sappiamo benissimo che una prospettiva anche di futuro del PC può esserci e può avere, come dire, forze, può avere capacità di penetrazione, di effettiva incidenza nell'ambito della società se c'è una forte presenza giovanile, se il partito viene dato in mano ai giovani. Noi questo obiettivo ce lo proponiamo come obiettivo centrale. Sì, lo volevo fare una piccola precisazione, se mi permette, su quello che ha detto lei. Ho detto che tempo fa abbiamo fatto proprio il passaggio dalla monarchia alla repubblica, e ne abbiamo parlato e l'ho fatto proprio io. Ma vorrei precisare alcune cose. Togliatti dall'inizio era con il re, perché non se ne fregava niente, come al solito. Togliatti stava con il re o con la repubblica, stava con la DC o senza DC, stava con tutti. L'abbiamo poi, nei fatti l'abbiamo visto. E poi il voto alle donne non c'entra niente con la Repubblica e non c'entra niente col Partito Comunista. Il voto alle donne risale al 1945 con un decreto di Umberto II, quindi proprio siamo lontani. Hanno votato per solo la prima volta, anzi la seconda volta, perché hanno votato anche durante le amministrative che ci sono state nel 1946, e poi hanno votato per il referendum della Repubblica. Ma naturalmente dire che per le donne ha vinto, insomma, è un po' azzardato. Sappiamo benissimo come ha vinto la Repubblica e non è il caso qui di ripeterlo come ha vinto la Repubblica, quindi è meglio stendere un velo pietoso sulla vittoria della Repubblica, che sappiamo tutti come è andata, insomma. E di altro, sì, Togliatti lo sappiamo, era un personaggio assolutamente lucido, veramente, e anche civico, si diceva che era civico, perché in realtà poi quando venne in Italia era pronto. Del resto fu lui a volere della Costituzione l'articolo 7 dei patti, e questo dice tutto, mettere nella Costituzione i patti lateralezza. È stato Togliatti a volerlo tra questi, e che può sembrare lasciato, lei che dice, è stato proprio lui a... Diciamo che questa convinzione non è un fatto negativo, anzi, mi alzo così vi faccio sentire bene. La Costituzione ha rappresentato per l'Italia un equilibrio assolutamente perfetto, ed una sintesi assolutamente perfetta tra le ideologie che in quel momento erano presenti in Italia, e così, quindi, l'ideologia cioè capo, la democrazia cristiana, magari l'esperienza cattolica, l'esperienza comunista e l'esperienza socialista. L'articolo 7 rappresenta, perché per arrivare all'articolo 7 della Costituzione c'è stata una discussione amplissima, la Costituente sappiamo tutti che ha lavorato per due anni per arrivare a scrivere la nostra Costituzione. Ma lì c'era un punto, l'articolo 7, c'era un punto in cui dovevano essere coniugati, e quindi credo ci siano poi riusciti i padri costituenti in maniera validissima, a coniugare un'esigenza in cui in Italia c'era una forte presenza cattolica e viceversa anche una forte presenza comunista. L'esistenza dentro la Costituzione di una norma, appunto l'articolo 7, che disciplina e concatena una struttura in cui nello Stato si dà considerazione, voce e presenza, ha una linea che non era quella ovviamente di Togliatti dei comunisti, però lì è la grandezza dei grandi statisti, capire dov'è il punto di equilibrio possibile. Questo è e lì è un punto altissimo che peraltro si coniuga con altri punti altissimi che non sono l'articolo 7, ma che contemporaneamente sono andati ad entrare nella Costituzione, dei punti che guardavano a giustizia sociale, diritti, libertà, e guardavano agli ultimi. E credo che sia questo un punto non discutibile. E se noi pensiamo
che l'articolo 3 della Costituzione qua dice che la Repubblica deve fare, la sintetizzo per non mettere a fare il tecnicismo, deve dare la possibilità a tutti, deve dare la possibilità a tutti di poter partecipare alla vita politica dello Stato e a pari livello. E quindi che cosa guarda? Guarda gli ultimi. È chiaro che chi è ricco, chi ha il potere, non ha bisogno di essere salvaguardato dallo Stato. E l'articolo 49, che poi è l'argomento di cui abbiamo iniziato a parlare, ha una forte connessione con l'articolo 3, perché l'articolo 49, quindi la Costituzione, introduce la possibilità ai cittadini, quindi rispetto al passato, dove c'era il cittadino che si costruiva un percorso politico personale, attraverso i partiti, sono i punti di mediazione del sentire dei cittadini, dà la possibilità alle persone, in base alle ideologie di provenienza, di potersi costituire in organizzazione. E quindi attraverso l'articolo 49 si consente finalmente ai partiti, che il fascismo aveva abolito, di riaprire la discussione politica e di riaprire quindi immagini di democrazia, perché la democrazia poi nasce dal confronto, dalla dialettica, e quindi l'articolo 7, tra ideologie diverse, tra forze politiche diverse, tra centri sociali diversi. E non è un caso che Togliatti, che rappresentava i lavoratori, introdusse e fece introdurre, anche grazie alle forze socialiste, io ricordo Lelio Basso, perché va ricordato Lelio Basso, che è stato quello che poi ha portato a sintesi la discussione sull'articolo 1 della Costituzione, che introdusse quell'elemento del lavoro nell'articolo 1. E credo che non è un caso se il primo articolo della Costituzione parla di diritto del lavoro. Sì, 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 sì. C'è da dire un fatto però, che Togliatti assume questa posizione venendo già dalla Russia, e sappiamo che gli aveva detto che l'Italia doveva restare fuori e non si doveva fare la rivoluzione, tant'è vero che quando fu ferito nel 48 da Pallante, il famoso attentato, alla prima cosa che invitò i suoi a stare calmi, perché già c'era l'idea di fare una rivoluzione dopo quel ferimento. Si ricorda, cioè, si ricorda, no? Nel senso che non è che si ricorda quando io c'ero, ma mi ricordo vagamente. Togliatti era stato ferito da Pallante e a un certo punto, prima di farsi operare dal grande chirurgo Valdoni, che poi si lagnò perché Valdoni gli chiese un onorario eccessivo, tanto che c'è stata quell'aneddoto, quello scambio di battute, che a un certo punto Togliatti paga il conto a Valdoni, che l'aveva salvato, e protesta, però gli dice: guardi, io pago, ma sono soldi rubati. Valdoni risponde: la provenienza non mi interessa, l'importante è che paghi, poi da dove provengono, gli ha detto, non mi interessa. C'era stato questo scambio allora col grande chirurgo Valdoni. Se posso, prego, sì, proseguire nel ragionamento, perché credo che sia, noi oggi affrontiamo una stagione in cui si parla di crisi della politica e di scarsa autorevolezza dei gruppi dirigenti. Tanto è vero che ormai è diventato di moda parlare male della politica, come se fosse il male della società. Non è così, la politica è il punto più alto di sintesi della società e i gruppi dirigenti devono essere il punto più alto. C'è dubbio. Quella cosa che fece Togliatti, il fin di vita, consentì in Italia di evitare la guerra civile, sì, perché come ha detto lei si era sul punto della guerra civile e capì da grande statista e da grande dirigente che non era il momento, non era giusto e che quindi la scelta andava fatta su un altro profilo, le battaglie andavano fatte come battaglie di democrazia. Bartali non c'entrava niente, perché il merito della se l'ho preso Bartali, che aveva vinto il Tour de France, però, quell'anno. Dice allora Bartoli, no, non c'entrava niente. E da sponda per dire la Russia, vorrei anche ricordare che il Partito Comunista in Italia ha rappresentato in Europa e nel mondo occidentale un'avanguardia anche rispetto alla presa di distanza della Russia. Se è vero come è vero che Berlinguer, pochi anni dopo, pochi decenni dopo, fece
lo sappiamo, lo strappo cosa cosa cioè disse: il Partito Comunista d'Italia è il Partito Comunista d'Italia, non è una sudditanza della Russia. Anzi, aggiungo, noi oggi siamo in Europa e facciamo parte quindi di una comunità europea che comprende quasi tutta l'Europa e che è stata vista per tanti anni come una prospettiva di ulteriore sovraelevazione della democrazia, cioè la democrazia che avevamo in Italia esportata in tutta l'Europa. E qui voglio dire, una grande parte, la dobbiamo ricordare perché lo merita, la fece Enrico Berlinguer quando incominciò a ragionare e a mettere in collegamento e a parlare con tutti i comunisti d'Europa, perché riteneva che la distanza dai due blocchi, cioè dagli Stati Uniti e dall'America, poteva avvenire solo costruendo una grande famiglia comunista in Europa e quindi travalicasse le Alpi, non fosse solo ghettizzata in Italia, ma che insieme agli altri partiti comunisti che erano presenti in Europa, in Francia c'era un'importante esperienza comunista, ma anche in Germania, ma anche in Inghilterra, potesse costituire un blocco sociale ed economico che potesse essere terzo rispetto agli allora due blocchi. E l'operazione ha avuto un grande sviluppo. Purtroppo l'Europa di oggi non è nata da quella idea, cioè un'Europa dei popoli, un'Europa della solidarietà. Oggi non è la solidarietà l'aggettivo principale della comunità europea. Se è vero come è vero che le politiche della comunità europea li dirige la Banca Centrale e non l'Europa. Ora, se c'è qualcuno che vuole fare domande brevi, perché abbiamo monopolizzato finora le tre. Bravissimi, no, domande se è possibile. Una domanda non la faccio io. Che vuole fare? Scusi. Niente. No, mi dica. Chiudiamo la voglia per voi, siete il moderatore. Avete parlato più di ogni oratore, avete fatto quello che abbiamo deciso, avete voluto. Ora ci dite che facciamo una domanda, che dobbiamo domandare. Sì, ma scusi, non è che deve fare un comizio, ognuno può ma fare. Ma io non faccio un comizio, ma mi devo fare una domanda. E faccia la domanda. L'alternativa che c'è, il comizio e la domanda, o è qualche considerazione che uno può fare? Parlo di domanda e di considerazione, ma è chiaro, se io non le vuole fare. Prego, prego, prego. Io penso che ringrazio il Circo mi ha dato l'opportunità di assistere a questa. Voglio dire, l'interlocuzione che c'è stata per adesso è stata un pochino, diciamo, non tanto leggera. Io voglio registrare certamente l'interlocuzione è democrazia, è il circolo culturale, è espressione di cultura, quindi noi siamo per la cultura, la politica, prescindendo da queste cose, dovendo cogliere il significato del. Voglio dire, io ho sentito più volte descrivere con gli altri quando in un modo, quando in un altro. Non era né repubblichino né monarca, certamente non era né l'uno né l'altro, era solo comunista. E l'ho dimostrato nella seconda fase quando Fascini, segretario del Partito Comunista di cui faccio parte, questa era volta a me, ha voluto mettere in luce la vera presenza di Pagliazza, era quello che ha evitato la guerra civile, E non possiamo paragonare l'evento, quel triste evento del tentativo di uccidere Togliatti con la discesa del Zeno Colò, con Bartle che vinceva in Corte d'Azza, insomma, sono tante cose che quando si è parlato. Ma nessuno ha detto questo, quello, nessuno ha detto questo, assolutamente. Voglio dire, avete detto che Togliatti era col re. Era dal principio, non si era posso fare queste storie, queste storie dal principio aveva accettato la monarchia Togliatti, era qui dal 44, dalla svolta di Salerno, dal 44, questa è storia, caro mio, non è che può dire, ma storia è storia. Voi che fate il muro e il lei non deve preoccuparsi di cosa faccio io. Parli con Tripodi. Se non è la conferenza del Partito Comunista. Come dovrebbe essere? Non è la conferenza del Partito Comunista qui, è la storia del Partito Comunista. E poi fra l'altro.
questa è l'accetta di incentivo. Io sono venuto qua perché ho detto alle comunità di Stato che c'è l'onorevole Pifoni, e Lorenzo Fascini, che discutono su un argomento che ritengo estremamente importante, e quindi ho ritenuto di venire. Non per ascoltare che mi viene a dire, che viene a dire a me, non l'avevo mai sentito in vita mia, che togliate era per la democrazia. Mai sentito. Ma che sta scherzando lei? Ma non aveva una idea? Ma che sta dicendo? Togliatti aveva accettato dall'inizio della monarchia, poi quando ci fu Vittorio Emanuele III, che la famosa fuga di Pescara cambiò parere. Ma che sta dicendo? Ma con chi crede di parlare lei? Ma che sta dicendo? Questa è storia. Guarda, ma come crede di parlare? Che mi succede? Io non... Questa è storia. La puoi vedere? Ma è storia vostra! No, non è la storia vostra! Io volevo chiedere, si dice che le ideologie non ci sono più, i giovani non amano le ideologie, il vecchio partito comunista era un partito ideologico per eccellenza, il nuovo partito è ideologico? Due cose. Questo è il documento che è stato la base del nostro congresso di Bologna, di cui diceva Michelangelo. Non sto qui a leggerlo, però credo che sintetizzando posso dire che uno dei punti nevralgici, uno degli obiettivi principali, se non il principale, è ricondurre i giovani alla politica. E ricondurre la religione alla politica rispetto all'ideologia che sta dentro questo documento. Che è vero che noi non vogliamo fare la storia del vecchio PC, ma ci proponiamo per il futuro. Ma ci proponiamo per il futuro sulla base di idee, di principi e di valori, non così a casaccio. Ed è chiaro che i principi e i valori che abbiamo sono prettamente e strettamente ideologici. Il riferimento che noi abbiamo è senza dubbio tutti quelli che hanno costruito le più belle pagine del PC, a partire da Gramsci per quanto ci riguarda, per arrivare a Berlinguer, ma sapendo che la saldatura è sempre quella, la tutela delle fasce deboli, che oggi semmai sono diventate più ampie perché non sono più solo i lavoratori come fasce deboli, ma c'è tutto un mondo, come diceva prima Michele, Michelangelo, in cui le povertà sono più aumentate. Perché dico questo? Perché tra le fasce che hanno bisogno, anzi la prima fascia che ha bisogno, sono proprio i giovani che oggi vivono, si laureano senza sapere quali sono le prospettive che possono avere. Più o meno per quanto riguarda le nostre generazioni sapevamo che comunque il lavoro, bello o brutto che sia, ce l'avevamo. Oggi i giovani non hanno questa prospettiva e quindi sono poco portati ad impegnarsi politicamente, perché sono generazioni senza prospettiva. Se noi consideriamo che da due generazioni non si fanno concorsi nella pubblica amministrazione, perché ormai è un ventennio che a causa di questa maledetta principi di stabilità, pareggio di bilancio, questa è una cosa che voglio dire, credo che sia importante, non divago, perché è anche una... Nella Costituzione è stato introdotto di recente una piccola normicina, che sembra una banalità, si è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio, che significa che le pubbliche amministrazioni devono ragionare non come una pubblica amministrazione, come lo Stato che deve guardare al sociale e, come dice la Costituzione, far sì che chi ha difficoltà le supera, no, devono garantire lo zero, cioè tanto uscita tanto entrata, un'azienda, perché le aziende fanno queste cose. Questo che cosa ha comportato? Che a partire dallo Stato, ma via via tutte le pubbliche amministrazioni territoriali, da 20 anni non riescono più a fare un concorso, e quindi questi giovani dove vanno a lavorare se già tutta la parte della pubblica amministrazione non mette più a concorso dei costi?
arrivo alla una delle cose che ci siamo ripromessi è di ricostruire le scuole di formazione politica, perché è vero che i giovani sono lontani dalla politica, ma è anche vero che la crisi dei partiti, il frazionamento, la tanta frantumazione di quelli che erano i partiti di massa di una volta, che sostanzialmente avevano tre filoni principali, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista, non consentono oggi ai giovani di avere un approccio politico. Quindi noi ci proponiamo di riaprire le porte del partito, di consentire ai giovani di fare politica e quindi anche di dare gli strumenti. Gli strumenti sono costruire delle scuole di formazione. Credo che a tutti i livelli, a livello nazionale ma a livello territoriale, noi ai giovani dobbiamo dare questo contributo, che è un contributo ovviamente ideologico, perché alle scuole di formazione politica daremo delle lentici di marcia per definire. Spero di aver risposto alla domanda. Per aggiungere qualcosa? Sì, no, io solo per intanto solo per aggiungere qualche considerazione a quello che diceva adesso Lorenzo. Certamente insomma, se in questo mondo che è cambiato, tutto quello che è avvenuto, anche la parola ideologia l'hanno fatta ritenere una brutta parola, insomma, io non la considero una brutta parola, la parola ideologia. E io personalmente ritengo che se, diciamo, non c'è, diciamo, una sovrastruttura, se sarebbe detto probabilmente, che ha, diciamo, questo tipo di riferimento, io ho l'impressione che smarriamo, diciamo, anche la bussola e quindi non riusciamo a capire dove andiamo e cosa vogliamo fare. Quindi da questo punto di vista sono convinto che è necessario tornare ai fondamentali, e i fondamentali sono anche avere una struttura e una capacità, diciamo, di avere delle lenti o, come si dice oggi, una cassetta degli attrezzi che sia in grado di consentirci di poter analizzare la società, di capire quello che accade, di leggere i processi, ma anche di cominciare a dare risposte. Tutto questo lo si può fare se c'è, diciamo, quello che io si può definire un'ideologia, si può definire, diciamo, una struttura, diciamo, di pensiero che comunque ci consente di non arrivare veramente né impreparati né, diciamo, in una condizione assolutamente inadeguata, perché sono poi momenti della storia. No, io mi piaceva anche però, come dire, visto che c'è stata questa discussione sulle monarchie e gli atti, insomma, in qualche modo ricostruire per quella che è la nostra impostazione, quella che è la vera storia. Gli altri non è mai stato monarchico. Non ho detto che era nel momento. Attenzione, non ho detto che è stato monarchico. No, perché era disposto ad appoggiare la monarchia all'inizio. Non se ne fregava niente, si diceva. Non se ne fregava niente. Gli altri. Torna dall'esilio, diciamo, a cui era stato costretto dal fascismo, lui è stato esiliato, altri purtroppo come Antonio Gramsci non hanno avuto la fortuna, vorrei dire, dell'esilio e sono morti nelle carceri fasciste dopo 20 anni di carcere. Lui invece riuscì a scappare come altri e fece il suo esilio a lungo a Mosca, in Russia, non lo so. Torna, mi pare, se non sbaglio, a Salerno, nel 1944. E a Salerno si forma in quel momento, no? In un'Italia che è divisa in due, c'è un pezzo dell'Italia ancora in mano ai tedeschi, occupata militarmente, la Repubblica di Salò, insomma tutto quello che avviene al nord, in quel pezzo d'Italia si forma un governo di unità nazionale, che credo che abbia sede proprio a Salerno. L'accordo politico, perché Togliatti era, diciamo, uno che aveva grande capacità politica, nonostante i suoi detrattori, fu quello di dire: sulla questione della monarchia ne parliamo alla fine della guerra, alla fine della guerra. E l'accordo fu: alla fine della guerra si farà un'assemblea costituente per decidere sulla nuova Costituzione e si farà una consultazione per decidere sulla forma dello Stato. Quindi
non è che non gli fregava niente, cioè, in quel momento, diciamo, l'imperativo categorico, quella che noi chiamiamo la priorità assoluta, era affrontare, diciamo, la guerra, cacciare l'occupazione, l'occupante tedesco e nazista, liberare l'Italia, consentire, diciamo così, il ripristino dei diritti e della democrazia in questo paese, che dopo 20 anni di fatica. Questa era la priorità assoluta, e rispetto alla priorità assoluta, ovviamente anche il tema della caduta della monarchia, della forma dello Stato, eccetera, eccetera, diventava un tema di secondo piano, perché c'era, diciamo, un'urgenza, una priorità che, come dire, prendeva, diciamo, il sopravvento su tutto. E questo tatticamente, insomma, io anzi gli do atto e apprezzo da questo punto di vista il percorso politico di Togliatti, ma, e lei non l'ha detto, ma lo dico io, ovviamente questo non significa che Togliatti era disinteressato al tema monarchia repubblica. Non ho detto questo. No, lo dico io. Cento di più. Sì, ho detto che non si era posto il problema di chi doveva vincere. Per cortesia. È lo stesso di Gasperi. Togliatti, non c'è dubbio che invece si poneva il problema di quella che era, diciamo, la priorità nazionale, l'urgenza per le forze democratiche, per il comitato del CLN, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale, il governo di unità nazionale. Noi allora, a un certo punto, il Partito Comunista che usciva e che è stato, come dire, il partito più perseguitato dal fascismo, perché molti, diciamo, migliaia di anni di carcere li hanno subiti i dirigenti e i militanti comunisti, quelli che non sono riusciti a scappare o quelli che, diciamo, non sono riusciti ad andare dall'altra parte. Molti sono stati perseguitati, il nervo fondamentale della stessa resistenza, con 50-60 mila militanti comunisti che hanno fatto i partigiani per liberare il nostro paese, questo lo dimentichiamo, e non c'è dubbio che quella è stata, come dire, la scelta strategica di fondo. Poi è chiaro che c'erano le altre cose che non è che avevano meno importanza, ma nell'ordine della, diciamo, delle priorità passavano in secondo piano, ma sicuramente il Partito Comunista si occupava della questione dello Stato, così come si occupava di tutto il resto. Sapevamo, e giustamente Togliatti impostò una battaglia politica, una posizione. A un certo punto noi abbiamo fatto la scelta di sostenere Badoglio, per capirci, no, proprio perché capivamo che il problema era intanto principale uscire dalla guerra, liberare l'Italia e, diciamo, aprire una fase di pacificazione del nostro paese, e poi mettere in condizione l'Italia di poter fare le sue scelte in termini di pace, di libertà e di democrazia. Allora, questa è stata, diciamo, anche rifacendoci a questo, a legge giustamente citava anche l'articolo 7, cioè un'idea, diciamo, della società italiana che non era un'idea, diciamo, che puntava alla rottura. Il Partito Comunista Italiano non è mai stato un partito che ha puntato, diciamo, a creare, diciamo, elementi, come dire, di guerra civile, come giustamente si ricordava quando Togliatti davanti al Parlamento fu sparato da Pallante. Lui si preoccupò, anche perché la reazione in Italia fu una reazione molto forte, furono occupate molte prefetture, da Torino ad altre a Milano, e c'era, diciamo, chi pensava che fosse quella, come dire, la scintilla per far scoppiare una rivoluzione proletaria. Allora invece questa cosa il PC, come dire, inaugurò la stagione con l'ottavo congresso del 56, quando ci fu il famoso, diciamo, congresso che, insomma, è l'avvento di Khrushchev, eccetera eccetera, l'avvio della famosa destalinizzazione e il famoso congresso del 56, l'ottavo congresso, che fu l'avvio di quella che fu chiamata la via italiana al socialismo. Quella fu, diciamo, la pietra miliare della storia di Togliatti, con successivamente il famoso memoriale di Alta del 1963. Allora, questa Togliatti fu la, diciamo, rappresenta, ovviamente dopo Antonio Gramsci e poi con Longo e poi Berlinguer, diciamo, una linea
che però è una linea, diciamo, di chi assume, pur essendo un partito comunista di opposizione, come dire, un'idea generale come elemento centrale. Questa è stata, diciamo così, la scelta storica del partito comunista, che ha pagato, anche perché noi abbiamo sempre ritenuto di affermare come elemento centrale come la classe operaia sia la classe generale da questo punto di vista del nostro ragionamento. È chiaro che oggi le cose sono cambiate, è chiaro che oggi non possiamo parlare di una divisione della società nelle classi così come subito dopo la guerra, operai, contadini, padroni, eccetera, eccetera. Oggi il mondo è tutto cambiato, anzi, se torniamo a quel ragionamento sulle diseguaglianze e sulle ingiustizie, abbiamo avuto in questi ultimi 20 anni un processo che ci fa parlare di una proletarizzazione del ceto medio, cioè un impoverimento del ceto medio che, diciamo, soprattutto nel nostro paese, nell'Europa più in generale, ha subito, diciamo, un attacco generale, diciamo, un'aggressione, diciamo, ai suoi diritti, anche al suo potere, anche al suo potere d'acquisto, e, diciamo, un professore, un impiegato che 30 anni fa viveva in una condizione, non dico di agiatezza, ma insomma, come dire, decorosa e dignitosa, oggi in molte realtà un lavoratore, un professore, un impiegato, un tecnico non ce la fa più, e in queste condizioni siamo tornati al fatto che se ha dei figli ha difficoltà a mandarli a scuola e ha difficoltà ancora più grandi a mandarli all'università, e quindi torniamo all'università di Genova, c'è la difficoltà, come dicevamo prima, a curarsi perché non ci sono i soldi. Amici miei, vanno a fare delle analisi, per fare un'analisi si spendono 150-200 euro, ma uno, se ha uno stipendio, se la fa quell'analisi, ma se non ha quello stipendio nemmeno l'analisi si fa, nemmeno quell'attacco si fa, anche perché grazie al ministro Lorenzin e al governo Renzi dall'anno scorso la gran parte delle prestazioni sanitarie, TAC, esami radiologici, analisi, eccetera eccetera, sono tutte a pagamento. Cioè lo Stato fa ormai cassa sulla pelle dei cittadini, e noi non possiamo accettare che la salute sia, diciamo, come dire, va guardata con il bilancino del ragioniere o con, diciamo così, il bilancino del conto che deve uscire in pareggio. Sulla salute non si può avere il discorso del pareggio del bilancio. Noi diciamo questo, sulla salute si deve fare spesa a te. Per esempio, siccome però hanno messo in bilancio nella Costituzione, parliamo una modifica del famoso articolo 81 della Costituzione, l'ha messa Monti, ma ha votato Bersani, che allora era il segretario del PD, l'ha votata Berlusconi, l'hanno votata tutti, tant'è che non abbiamo fatto nemmeno il referendum, perché siccome hanno votato più dei 2/3 del Parlamento, hanno modificato la Costituzione, e che cosa hanno fatto? Hanno fatto la cosa peggiore, io credo, di tutte queste modifiche costituzionali. Hanno messo in Costituzione, l'unica Costituzione, credo, nell'Europa che è stata modificata in questo senso, l'obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, una cosa, diciamo, incredibile, cioè a dire, hanno dichiarato fuori legge le politiche keynesiane, se vogliamo guardare, che non sono politiche marxiste, per capirci, ma hanno detto sono fuori legge le politiche per cui tu fai una politica a debito, e noi sappiamo per esempio che se fosse così in America tutti i presidenti della Repubblica dovrebbero arrestare, perché l'America vive sul debito. Penso che, diciamo, ogni anno l'America va, diciamo, a debito di 500, 600, 800 miliardi di dollari, no? Cifre mostruose che, diciamo, è incalcolabile, ma che loro, diciamo, immettono liquidità, diciamo, forzando, diciamo, stampando, tanto che proprio hanno, che la paghiamo noi il debito, perché poi il debito dell'America, degli Stati Uniti, è un debito che viene poi scaricato sul resto dei paesi del mondo, insomma, da questo punto di vista. Allora, cominciamo a ragionare di queste cose, ma diciamo anche che certamente noi non possiamo accettare che su alcune questioni fondamentali, la salute, la scuola, le pensioni, si continui come si sta facendo adesso, in questo momento, in questo paese. Siccome noi, mi pare di capire,
ci sono anche quelli che fanno opposizione ai 5 Stelle, ma di queste cose io non sento parlare ai 5 Stelle, parlano di altre cose sicuramente importanti. Io vorrei che cominciassero a parlare e utilizzare anche questa forza di opposizione importante che hanno per parlare di sanità, di ticket, di pensioni, e per parlare della scuola pubblica che viene massacrata. Ora in questi giorni ci sono tutti i passaggi finali, diciamo, dell'operazione che stanno facendo. Addirittura, come sapete, tra qualche giorno i dirigenti scolastici faranno in tutta Italia un bando, i primi di agosto, 6 agosto è stata fissata la data, per chiedere, diciamo, ai docenti di poter fare la domanda, di poter andare lì, di poter... e potranno anche nominare oltre a chi vogliono loro, diciamo, costruiranno, diciamo, le loro esigenze sulla base del compare e dell'amico, e farà sugli ambiti eccetera eccetera tutta l'operazione fatta per garantire i poteri dei dirigenti scolastici, che decideranno a chi prendere, a chi non prendere, a chi favorire, a chi non favorire. Una cosa che non c'entra niente con una scuola, diciamo, che i famosi test. Ecco, con tutto quello che è. Quindi da questo punto di vista, per questo noi, nel ringraziare ancora, sì, ringraziamo per essere, dire, questa vostra disponibilità, questa vostra invito, certamente, come dire, vogliamo rimetterci in campo, ma lo facciamo anche sulle questioni locali, per, sì, no, per dire una cosa su questo, perché noi, come dire, anche rispetto a queste questioni un po', diciamo, siamo pure abbastanza preoccupati, diciamo, della situazione che c'è a Reggio, diciamo, non è che noi siamo molto contenti di come stanno andando le cose, sì, sul piano locale, insomma, ci aspettavamo questa grande svolta, questa grande novità, diciamo, in effetti invece avvertiamo che non si va nella direzione che era stata auspicata, insomma, e che la città, come dire, dopo un anno e mezzo rischia, diciamo, di trovarsi in una condizione assolutamente inaccettabile, per cui speravamo di aver fatto un passo in avanti importante nel momento in cui si era superato il vecchio passaggio del famoso modello Reggio, ma, come dire, poi ci ritroviamo con personaggi che hanno fatto parte di quella storia e che vengono riciclati e diventano i protagonisti della nuova storia, e allora non capiamo, non riusciamo a capire. Quelli della provincia hanno lasciato la lapide, quindi... quelli della provincia lasciano la famosa lapide in cui dice siamo stati gli ultimi che hanno tutti i nomi, non lo so che significato ha questa lapide, non capisco il senso di questa lapide, non l'ha capito nessuno, l'ha capito, probabilmente sarebbe bene che tutti noi ci capissimo per dire chi ha fatto quella lapide. La parte, e anche chi l'ha pagata, perché poi alla fine non penso che l'hanno pagata quelli, ma comunque sono feste, no, è solo il senso del ridicolo, questo non dà, no, che viene superato, questa cosa ci fa capire che a Reggio è tutto buco, e anche le cose che noi pensavamo impossibili e impensabili possono avvenire. Arriva quello che si mette all'arco, di tutto il consiglio provinciale, non si sa quale merito e quale, diciamo, grande risultato ha conseguito quel consiglio provinciale. Il peggiore risultato di tutta la storia di Reggio l'ha ottenuto che col 20% governa la provincia. Poi andiamo alle elezioni senza cittadini, andiamo. Domenica si vota, dice il 7 agosto si voterà per l'elezione del consiglio provinciale, ma votano i consiglieri comunali, non votano i cittadini. Anche questo è, diciamo, come dire, un prodotto di una abbattimento della democrazia, per cui c'è la città metropolitana che sostituisce la vecchia provincia, ma la provincia si eleggeva, andavamo a votare, decidevamo noi, bene o male, se giusto o sbagliato, decidevamo di eleggere il presidente e decidevano i cittadini. Ora fanno la città metropolitana, non votano più i cittadini, votano i consiglieri, il sindaco di San Tropo, al Senato. Per tornare al discorso della riforma del Senato, non è vero che viene abolito il Senato, perché probabilmente si decideva di abolire il Senato, era sicuramente meglio e accettato. No, non si abolisce il Senato, si abolisce l'elezione, perché il Senato si lascia in piedi, però il Senato lo eleggono i consiglieri regionali, non lo eleggono più i cittadini.
anche lì c'è una riduzione della democrazia, si cancella il diritto alla partecipazione del popolo, si cancella il suffragio universale e si dà a una casta, a un gruppo ristretto di consiglieri regionali per il Senato, di consiglieri comunali per la città metropolitana, la possibilità e il potere di decidere loro. E i cittadini non contano più. Allora tutto questo noi possiamo accettare. Noi abbiamo detto, guardate, la città metropolitana se vuole vivere, se vuole avere un senso, la prima cosa che deve fare nel suo statuto deve mettere che ci deve essere l'elezione del sindaco, che non può essere automaticamente falcomatato, sindaco di Reggio, sindaco della città metropolitana, e del consiglio metropolitano, con l'elezione diretta a suffragio universale. Lo accetteranno? Non lo accetteranno. Gli unici che lo dicono siamo noi. Avete sentito se qualcuno dice che è d'accordo con la proposta del suffragio universale? Nessuno. Come mai? Parliamoci chiaro, nessuno dice che è per il suffragio universale, nessuno dice che è d'accordo perché i cittadini possano partecipare direttamente alle scelte dei loro rappresentanti in consiglio della città metropolitana o del sindaco della città metropolitana o per il Senato. Nell'elezione dei cittadini si sono opposti, dice che devono eleggere i consiglieri regionali, così casomai possono eleggere ad Agostino, senatore della prossima Senato della Repubblica, per cui quello che è indagato per 'ndrangheta non si dimette, come sarebbe giusto, dal vicepresidente del consiglio regionale, e lo facciamo anche senatore, visto che lui decide insieme ai suoi compagni, probabilmente ce lo riceveremo pure senatore della Repubblica. Questo è il rischio che noi avvertiamo e per questo diciamo ai cittadini, andate a votare, no? Andate a votare, no? Certamente noi diciamo, per questo vogliamo costruire il partito comunista. Allora ringrazio i due relatori che hanno stato la serata. Il prossimo appuntamento 20 agosto non si parlerà di politica, in modo che, lo dico per aprile, se è tranquillo, se vuole venire, di politica non se ne parla, si parlerà di Umberto Boccioni nel centenario della morte.